Il nome ce l'ha da 3 secoli e mezzo, Omega del Centauro, glielo aveva dato nel 1677 niente meno che Edmond Halley, quello della cometa, ma pensava che si trattasse di una stella, e invece andando ad ingrandire si scopre che di stelle lì ce ne sono a milioni, e se ne accorge per primo nel 1830 John Herschel, che lo classifica dunque come un ammasso globulare, il più massiccio di tutta la Via Lattea. Ma la natura di questo oggetto si rivelerà ancora più sfuggente, ancora differente. Né stella né propriamente ammasso, è in realtà un'antica galassia nana. Questo già si sapeva, però c'era un problema. Alcune stelle mancavano all'appello. Stelle che avrebbero dovuto disperdersi nel processo di fusione della galassia nana con la Via Lattea, ma delle quali non si trovava traccia. Solo oggi, grazie al satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, un team di astronomi guidato da Rodrigo Ibata dell'Università di Strasburgo e del quale fa parte Michele Bellazzini dell'INAF di Bologna, è riuscito a trovarle. Allora, queste stelle erano al loro posto, ma erano molto difficili da identificarsi perché questo ammasso globulare ha un'orbita molto bassa sul piano galattico, come si può vedere da questo modello N-body che abbiamo fatto per riprodurre le nostre osservazioni. Vedete, a latitudine galattica zero c'è, cioè il piano della nostra galassia, e l'orbita dell'ammasso è estremamente confinata vicino al disco galattico. Quindi la contaminazione da parte di stelle della galassia era molto forte, e il fattore cruciale che dopo 20 anni di ricerche effettuate con diverse tecniche ci ha permesso finalmente di trovarle è che avevamo a disposizione i moti nel piano del cielo forniti dalla missione spaziale Gaia, che quindi ci ha permesso di separare per moto le stelle della Via Lattea dalle stelle perse dall'ammasso. Il numero delle stelle che sono state trovate in prima istanza è dell'ordine delle 300. Queste sono state trovate con un algoritmo di ricerca automatica sviluppato all'Università di Strasburgo, che all'interno del database di Gaia in pratica calcola le orbite di tutte le stelle e va a cercare addensamenti di orbite, cioè orbite che sono simili fra di loro, e questo permette di associare appunto gruppi di stelle che si muovono in modo simile e che quindi hanno presumibilmente una origine comune. Uno di questi raggruppamenti che è stato trovato aveva, diciamo, energia e momento angolare, quindi orbite molto simili a quelle dell'ammasso, quindi abbiamo fatto questa associazione, e poi sulla base di queste di questo ritrovamento di queste stelle probabilmente associate ma non esattamente a contatto, ve le faccio vedere, sono in questo plot sono le stelle rosse, quelle che sono state trovate dall'algoritmo automatico, poi con metodi un po' più artigianali, facendo accurate selezioni in tutti, diciamo, i parametri a disposizione, cioè nel moto, nella distanza e nella posizione nel diagramma a colore magnitudine, siamo riusciti a trovare anche la parte che si congiunge, che vedete qua, con il corpo dell'ammasso. Questo è l'ammasso, queste sono le code mareali da cui perde le stelle, che poi fanno questa piega qui, e poi nell'intera galassia fanno una conformazione di questo genere, di cui non abbiamo ancora una mappa completa. Questo è un modello. Alcuni colleghi negli anni passati hanno trovato in giro per la galassia gruppi di stelle probabilmente associabili a questa struttura, ma appunto quelle perse vicino all'ammasso ancora non si erano trovate.